Ci siamo, eh? Sto partendo. La pallamano vive del parallelismo fra emozioni e statistiche, fra cuore e numeri che si contagiano, si influenzano, insieme decidono le sorti di partite e campionati. Oggi i protagonisti sono sempre loro, cuore e numeri, e in palio stasera c'è un solo posto per due squadre. Città Sant'Angelo e Romagna si contendono a distanza il secondo posto del girone B e con esso l'accesso alla pool d'ammissione ai playoff, dove sono già approdate Pressano dal girone A e Conversano dal girone C. Amiche e amici della Pallamano, da Matteo Aldamonte, una buona serata. Questo è il match of the week della sesta e ultima giornata di pool playoff. Questa è Pharma più Sport Città Sant'Angelo, Terraquilla Carpi, Palacastagna, campo centrale del nostro pomeriggio di Pallamano pre-pasquale, dunque, perché gli abruzzesi in caso di vittoria staccherebbero il pass per lo spareggio che assegnerà l'ultimo posto nel tabellone delle semifinali scudetto. Alla finestra, come detto, c'è il Romagna che, seppur con gli stessi 12 punti della Città Sant'Angelo, ha bisogno di vincere contro il Bologna oggi, ma anche sperare, a causa del suo svantaggio nella differenza rete negli scontri diretti, in un passo falso proprio della compagine angolana oggi qui contro il Carpi. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo sul parquet del Palacastagna di Città Sant'Angelo. C'è già una presenza nutrita di pubblico anche da fuori città, da fuori Città Sant'Angelo, un po' da tutto l'Abruzzo, ma anche da fuori regione, per questo match molto molto atteso soprattutto dal pubblico di casa. Andiamo a vedere le formazioni. Partiamo dalla squadra di casa del Città Sant'Angelo con il numero 1 Andrea Colleluori, numero 3 Alessandro Facchini, numero 4 Claudio Presutti, numero 5 Roberto Pieragostino, numero 7 Ignacio Pizarro, numero 8 Francesco Florindi, numero 9 Mauro Martellini, numero 10 Sebastiano Menna, numero 11 Raffaele Remigio, numero 14 Gabriele Marcello Gabriele, numero 16 Andrea Mariotti, numero 22 Emanuele D'Agostino, numero 24 Francesco Rigante, il tecnico il signor Nicola D'Arcangelo. Per quanto riguarda invece la squadra ospite della Terraquilla Carpi, già certa del primato e della qualificazione alle semifinali scudetto, con il numero 1 Jan Jurina, numero 12 Paolo De Giovanni, numero 29 Marco Beltrami, numero 7 Tomislav Bosniak, numero 88 Alex Castillo, numero 32 Cristian Cuzzi, numero 13 Andrea D'Angelo, numero 9 Angelo Giannetta, numero 2 Francesco Malagola, numero 11 Riccardo Pivetta, numero 18 Nicolas Polito, numero 14 Vito Vaccaro al rientro dopo la lunga squalifica, e con il numero 89 Giulio Venturi, il tecnico è il signor Sasha Ilic. Arbitri dell'incontro i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, entrambi dell'Aquila. Le semifinali dunque sono l'obiettivo di queste squadre, semifinali alle quali hanno già ottenuto la qualificazione il Carpi, che è protagonista oggi, ma anche il Bolzano e i campioni d'Italia della Junior Fasano. Manca la quarta semifinalista, che, come detto, verrà decisa con la pool d'ammissione tra le seconde classificate in programma dal 28 al 30 aprile sul campo neutro della Pala Santa Filomena di Chieti. Sono fino ad ora 3 i precedenti stagionali in questo campionato tra queste due compagini, con il Città Sant'Angelo che ha vinto all'esordio della regular season 26-24 in casa del Carpi. Carpi che poi si è rifatto prima in casa proprio del Città Sant'Angelo ai tiri dai 7 metri, un 29-28 finale nella prima giornata del girone di ritorno della stagione regolare, e poi vittoria nella pool playoff 28-25 a Carpi, proprio da Carpi e Città Sant'Angelo. Motivazioni certamente differenti tra queste due squadre. Il Città Sant'Angelo, come abbiamo detto, è costretto a vincere perché ha sì dalla propria parte la differenza reti negli scontri diretti sul Romagna, ma appunto un passo falso e una concomitante vittoria del Romagna contro il Bologna significherebbe perdere il secondo posto e perdere un passaggio alla pool d'ammissione, che ha un qualcosa di storico per Città Sant'Angelo. Sarebbe un risultato mai raggiunto, mai così in alto la formazione abruzzese. Il Carpi invece è già sicuro della
semifinale scudetto già raggiunta e prepara stasera, approfitta di questa gara per preparare i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, in programma il fine settimana prossimo dal 21 al 23 aprile alla Palasport di Fondi. Sarà un grande appuntamento del quale poi nel corso di telecronaca approfondiremo gli aspetti e tutti i modi per seguire la sfida. Le squadre che stanno intanto facendo il loro ingresso in campo, inquadratura anche per il pubblico del Pala San Giacomo, del Pala Castagna. Sugli spalti c'è anche il direttore tecnico della nazionale, delle nazionali maschile e femminili, Riccardo Trillini, neo direttore tecnico. Per lui incarico ricevuto nei giorni scorsi dal Consiglio federale e dalla presidente federale Pasquale Loria. Eccolo Riccardo Trillini, inquadratura per lui, direttore tecnico delle nazionali maschili e femminili, che dunque non ha voluto mancare a quello che è il match of the week, il match più atteso di questo fine settimana della Serie A maschile. Tutto pronto sul campo della Pala Castagna, attacca da sinistra a destra dei vostri schermi la terra qui, la Carpi in maglia verde, in maglia arancio-nera invece il Città Sant'Angelo. Ha iniziato il match, primo attacco della partita, palla in mano alla Carpi. Il centrale della formazione carpigiana è Tomislav Bosniak, i terzini sono Castillo e Venturi, c'è Giannetta come ala, dall'altra parte Pivetta. Ecco Pivetta, subito creata la superiorità numerica e la rete da parte di Pivetta per il gol dell'1-0 dopo 35 secondi di partita. Carpi che aveva iniziato attaccando subito con 7 giocatori di movimento e con Jurina rimasto fuori, quindi porta vuota per la formazione carpigiana, che però ha sfruttato molto bene la superiorità numerica sul lato sinistro del campo. 1-0 il punteggio, assegnato come detto Riccardo Pivetta. Primo attacco di questo match per i padroni di casa del Città Sant'Angelo, che manovrano con il pivot Francesco Rigante, che lascia a beneficio di Pieragostino, palla tra le gambe per Pressutti, pallone che però non arriva a destinazione. In qualche modo il Città Sant'Angelo approfitta del pasticcio del Carpi e il pallonetto è delizioso da parte di Alessandro Facchini. 1-1 dopo un minuto di gioco con il Città Sant'Angelo, bravo ad approfittare del pasticcio in fase di ripartenza del Carpi, ingenuità della difesa emiliana che ha perso palla, dando modo poi a Pizarro di creare la superiorità numerica sul lato destro del campo e scaricare per Facchini, molto bravo a realizzare con un bel pallonetto. Attacco Carpi, Venturi, va su Venturi, lo aspettava su quel palo però Mariotti, che neutralizza e permette ai suoi di ripartire. Palla larga per Pieragostino, che ha davanti a sé una voragine, palla all'incrocio, 2-1, mini break di 2-0 del Città Sant'Angelo che mette la testa avanti, 2-1 il punteggio, si gioca da 2 minuti, ha segnato Roberto Pieragostino, parata di Mariotti, ripartenza e rete del terzino sinistro classe 91 della formazione angolana. Venturi con un incrocio per Castillo, larga la palla per Bosniak che detta i tempi di questo attacco del Carpi. Castillo chiama in causa Giannetta, che aveva liberato Polito, fermato però al momento del tiro. Nove metri, Castillo va in uno contro uno, larga la palla per Venturi, poi Giannetta ma non c'è spazio, palla ancora per Pivetta che va su e la mette nell'angolo, seconda rete del Carpi, seconda rete di Riccardo Pivetta, il giocatore di origini venete. Riccardo Pivetta è una classe 88, ha vestito anche le maglie del Conversano ma soprattutto del Bologna, con la quale ha raggiunto negli anni scorsi la semifinale di Challenge Cup, uno dei migliori risultati in assoluto di una squadra italiana nelle coppe europee, semifinale di Challenge Cup per quella formazione guidata da coach Beppe Tedesco. Si gioca con il pallone nelle mani del Città Sant'Angelo, ha provato Martellini in elevazione, è stato però fermato in maniera irregolare da Nicola Spolito, rientrato per l'occasione dopo l'infortunio. Nicola Spolito, palla persa adesso da Pizarro, in qualche modo Pieragostino però
gettandosi a terra riesce a tenere palla in campo. Gli applausi del pubblico di Città Sant'Angelo per Pieragostino, poi Rigante che raccoglie uno splendido invito di Pizarro. È rimasto a terra ora Rigante, che è zoppicante, torna in difesa, si è girato in maniera certamente molto molto efficace. E c'è la rete da parte di Pizarro. Per il 3-2. Attacco Carpi. Bosniak per Venturi. Prova ad andare su Venturi, palla che finisce alta sopra la traversa. Altro errore al tiro da parte di Giulio Venturi. Può ripartire il Città Sant'Angelo. Pizarro va in palleggio, scarica per Facchini che però non ha spazio. Chiamasse ancora il pallone Pizarro. Pieragostino. L'uno contro uno di Martellini che prova a scaricare. Nulla da fare però. Si gioca con il pallone nelle mani di Città Sant'Angelo. Pieragostino, un incrocio per Pizarro. Ancora Pizarro, il sottomano. Nulla di fatto perché il pallone è finito sulle gambe di Polito. Poi Bosniak per Beltrami. Gran passaggio quello di Bosniak sulla linea. E Beltrami riesce a trasformare il gol del pareggio. 3-3. Quando si gioca da quasi 6 minuti alla Palacastagna di Città Sant'Angelo. Parità tra Città Sant'Angelo e Terraquilla Carpi. Giro di palla della formazione di casa. Pieragostino va in uno contro uno, scarica per Martellini che invita il tiro. Facchini, il palo gli nega la gioia del gol. Palla ancora però alla Città Sant'Angelo, e dall'altra ala c'è Iurina invece a fare buona guardia sul tentativo ad opera di Presutti. Altro errore da una parte e dall'altra, altro rovesciamento. Può accelerare Pieragostino che va in palleggio. Pieragostino va in elevazione, poi scarica su Martellini e rallenta il ritmo della sua azione il Città Sant'Angelo. È arrivata ora questa gran bella rete da parte di Pieragostino, davvero un gran gol il suo. 4-3 il punteggio, si gioca da 7 minuti. Rete di Roberto Pieragostino in doppio appoggio, una gran bordata che ha permesso alla Città Sant'Angelo di rimettere la testa avanti nuovamente. 4-3. Venturi, largo per Pivetta che si prende un'altra conclusione, e fino ad ora è un cecchino. Pivetta, palla sopra la testa di Mariotti che si abbassa a terra dando modo e tempo a Pivetta di prendere la mira e appoggiare il pallone per la nuova parità. 4-4, ancora pari, botta e risposta continui tra le due formazioni. 7:55 sul cronometro. Pizarro, Pieragostino che però perde malamente il pallone. Beltrami può ridare in là all'azione in velocità del Carpi. Bosniak verso sinistra, è bravo però Facchini che poi non riesce a tenere palla in gioco senza evitare l'invasione. Altra rete da parte di Pivetta e siamo sul 5-4 in favore del Carpi ora. In vantaggio la formazione ospite. Martellini,
Pallone per Pieragostino che allarga, Martellini ancora che va in palleggio. Facchini. Poi c'è un fallo proprio su Martellini. Ancora fallo. E c'è una ammonizione ai danni di Giannetta. Martellini, le sue finte. Palla per Pizarro. Facchini che si gira in qualche modo. Finisce a terra il suo difensore Beltrami. Facchini subisce fallo. Uno contro uno di Pizarro. Ancora fallo. Pizarro dalla distanza, c'è Jurina che neutralizza sul suo palo estremo difensore italo-croato. Per lui si tratta di un ritorno qui in Abruzzo, ha giocato con la formazione del Pescara, Jan Jurina, anche nel campionato di Serie A2, ma a Città Sant'Angelo ha di fatto iniziato l'attività come giocatore di pallamano, appunto. Seguendo le orme di papà Pavel Jurina, uno dei mostri sacri della pallamano mondiale, che ha vestito appunto da giocatore la maglia del Città Sant'Angelo. Intanto il gol di Martellini dalla propria area dei 6 metri, ha visto Jurina fuori dai pali e ha messo dentro il gol del 5-5 direttamente dalla propria porta. Carpi ha rischiato qualcosa con il settimo uomo di movimento e Martellini è stato veloce e preciso nel mettere dentro la palla del nuovo gol della Città Sant'Angelo. Siamo sul punteggio di 5-5. Bosniak attacca il Carpi. Castiglio. Poi il tiro di Bosniak che finisce fuori misura. Errore di Tomislav Bosniak alla conclusione. Si riparte con un fallo subito ora. E c'è un fallo in attacco secondo il direttore di gara. Cambio di possesso, palla in mano quindi alla Tarquilla Carpi. Venturi. Pallone nelle mani di Bosniak. Castiglio si difende in 5-1 il Città Sant'Angelo con Pizarro molto molto alto. Castiglio va dentro, sfugge alla difesa, che parata di Mariotti dalla linea dei 6 metri, ci ha messo una pezza Andrea Mariotti. Pieragostino va in uno contro uno, attacca verso il centro, Pieragostino c'era Rigante completamente libero, Pieragostino ha preferito però andare alla conclusione in solitaria, ha subito comunque un fallo, non ha perso palla il Città Sant'Angelo. Ecco Pieragostino per Pizarro, il tentativo di passaggio quasi al volo per Rigante, palla che però non arriva a destinazione. Il Carpi può accelerare con Pivetta che va su e non sbaglia 100% al tiro per Pivetta che segna anche stavolta e porta il Carpi avanti. Rete del 6-5. Ha segnato Pivetta. E ora c'è un time out. Time out chiamato dal tecnico del Città Sant'Angelo, Nicola D'Arcangelo. Time out sul punteggio di 6-5 in favore degli ospiti. Con il cronometro che dice 12:40. Quando si è giunti appunto a questa prima interruzione, un'interruzione che ci permette di fare un po' il punto su quelle che sono le gare in programma oggi. Si giocava la penultima giornata di regular season del campionato di Serie A femminile, Ariosto Ferrara 35, Nuoro 15 e poi Salerno che vince ancora e batte 32-23 il Cassano Magnago, permettendo alla Casa il Grande Padana con questa sconfitta proprio del Cassano Magnago di approdare matematicamente playoff scudetto con 47 punti,
contro i 44 del Cassano Magnago, che occupa il quinto posto. E una sola giornata ancora da giocare, Casalgrande Padana, che quindi approda ai playoff scudetto, dove raggiunge le già qualificate Conversano e Salerno. Esaurito il tempo del time out, e si riparte con l'attacco della formazione del Città Sant'Angelo. È entrato Marcello Gabriele con il numero 14. Facchini, palla per Pieragostino, lo scarico per Presutti, e palla che batte sul palo dopo il tocco di Iurina, che ha rallentato la conclusione di Presutti. E ora perde palla il Carpi, può accelerare Rigante, che in qualche modo riesce a servire Florindi. Conclusione alta sopra la traversa, erroraccio di Florindi, che fallisce una chance nitida a proprio favore e a favore della sua squadra. Brutto errore quello di Florindi al tiro. Il risultato che resta invariato, Città Sant'Angelo che dunque manca l'appuntamento col pareggio. 6-5 il risultato, siamo al 13° minuto del primo tempo. Beltrami, Bosniak ha cambiato centro avanti Città Sant'Angelo con Pizarro, che ora viene impiegato come secondo di difesa. C'è Gabriele davanti, il tiro e la rete di Polito. Gol da parte di Nicolas Polito, ben pescato sulla linea dei 6 metri da Venturi. 7-5, Carpi sul più 2. E giro di palla della formazione della Città Sant'Angelo. Presutti, pallone per Pieragostino, le sue finte, fallo. Pieragostino per Gabriele, si è ripreso a giocare dopo i 9 metri. Pieragostino prova a liberare Rigante sulla linea dei 6 metri, c'è fallo. Pizarro, le sue finte. Ancora Pizarro, sempre per Rigante, che lascia palla a Pieragostino. E ora c'è la rete della Città Sant'Angelo per il 7-6. Hanno accorciato gli abruzzesi. Venturi per l'attacco Carpi. Richiamo verbale del direttore di gara all'indirizzo di Polito e di Pizarro. Giannetta, Venturi che va in elevazione a spazio per la conclusione. Il muro devia il pallone e palla ancora in mano al Carpi. Bosniak, Venturi, uno contro uno, Pizarro, Bosniak, Venturi sulla linea per Polito, che è ancora molto bravo a farsi trovare libero e in buona posizione. Palla poi appoggiata sotto la traversa. 8-6 il risultato. È entrato con il numero 9 del Città Sant'Angelo Mauro Martellini, è rientrato anzi perché è stato fatto accomodare in panchina per qualche minuto dal suo tecnico, ha sostituito Pieragostino che è in panchina. Martellini, Gabriele, Pizarro, un po' in ombra Pizarro fino ad ora, l'avevamo visto sicuramente più brillante la settimana scorsa contro il Romagna. Il tiro di Martellini, e c'è un tiro dai 7 metri secondo il direttore di gara, con un'ammonizione ai danni di Giulio Venturi. 7 metri con Pizarro che si incarica della battuta.
Ha parato Iurina sulla ribattuta, poi Pizarro non sbaglia. 8-7, il Città Sant'Angelo torna sotto di una sola rete e resta aggrappato alla partita. Esce Iurina di nuovo, settimo giocatore di movimento in campo per il Carpi. Si tratta di Beltrami come doppio pivot, porta vuota per gli emiliani. Bosniak, Venturi. Giannetta che si intestardisce e viene fermato con un fallo, ammonito Presutti. Venturi, Bosniak, Venturi ancora, va in elevazione, lo scarico per Pivetta e stavolta ha parato Mariotti, che è riuscito ad opporsi dopo una serie di conclusioni vincenti. Primo errore al tiro di Pivetta. Lo scarico molto molto bello di Pizarro dietro la schiena per Remigio, che però fallisce in maniera abbastanza plateale. Palla che è finita di molto alta sopra la traversa. Altro errore al tiro di Città Sant'Angelo. 8 Carpi, 7 Città Sant'Angelo. Venturi per il giro di palla della compagine ospite. Cambio di posizione, ora Venturi è il centrale, c'è Bosniak come terzino destro. Castiglio, sempre 7 uomini di movimento per Carpi. Segnalazione di passivo, braccio alzato da parte degli arbitri, il tiro di Venturi che la mette nel 7 e risolve una situazione alquanto spinosa per Carpi, che non riusciva a trovare il bandolo della matassa. L'ha trovato poi con Giulio Venturi, che in elevazione l'ha messa all'incrocio dei pali. 9-7, 19.5 sul cronometro della partita. Pieragostino larga la palla per Martellini, poi Presutti, si riparte ancora Pieragostino in posizione di centrale per Pizarro, che va in uno contro uno, va in elevazione Pizarro, fermato con un fallo. Gioco fermo per permettere di asciugare il 40-20 del Palacastagna. Si riparte Pizarro, Pieragostino, le sue finte, ancora fallo, siamo al 20°. Palla per Rigante, ha subito un colpo al volto Pizarro, colpo non ravvisato dagli arbitri, ma ce n'è abbastanza comunque per assegnare un fallo a Città Sant'Angelo. E allora Martellini va verso l'esterno, abbastanza evidente però questo fallo in attacco, sfondamento ravvisato dalla coppia arbitrale, abbastanza chiara questa irregolarità in attacco di Martellini. È andato verso sinistra tra primo e secondo difensore, ma c'era lì ad aspettarlo Giannetta, ben posizionato con il corpo. E Ilic, che sulla panchina del Carpi continua a sperimentare questa soluzione del settimo giocatore di movimento, lo sta facendo di fatto dall'inizio della gara. Doppio pivot con Beltrami e Polito sulla linea. C'è un fallo proprio su Polito e sarà tiro dai 7 metri. Ammonizione per il giocatore del Città Sant'Angelo, classe 93, Francesco Rigante. E dalla linea dei 7 metri va il capocannoniere del campionato di Serie A maschile, Tomislav Bosniak, il centrale croato arrivato in estate a Carpi, che però fallisce questa conclusione. Palla che colpisce la traversa e poi batte sulla linea di porta senza marcarla. Pizarro dall'altra parte, un missile piuttosto centrale che Iurina tocca ma non riesce a neutralizzare. 9-8, Città Sant'Angelo che si rifà sotto e torna di nuovo sul meno uno. Ma dall'inizio della partita Carpi
mantiene il pallino del gioco e del risultato. Venturi, palla per Giannetta, sempre Venturi che va in elevazione, Castillo prova ad andare dentro, fallo su Castillo, è rimasto appeso da dietro in ritardo Remigio. Altro tiro dai 7 metri, secondo consecutivo ha segnato al Carpi sulle ultime due azioni d'attacco della formazione emiliana. Sempre Bosniak che è stato sfortunato poco fa. Vediamo se saprà rifarsi. Il tiro di Bosniak che non ha sbagliato, rete stavolta. Conclusione bassa e vincente di Tomislav Bosniak, 10-8, di nuovo più due Carpi. Pieragostino, Martellini che va in uno contro uno, ha superato Giannetta stavolta. Fallo e due minuti. Due minuti per Angelo Giannetta, il mancino della terra qui la Carpi, che prontamente si scusa con Martellini, gesto sportivo quello tra Martellini e Giannetta. Superiorità numerica però a beneficio della Farma più Sport Città Sant'Angelo, si gioca da quasi 23 minuti qui alla Pala Castagna e i padroni di casa devono recuperare due reti. Pizarro, va lui in elevazione, il tiro in caduta, fallo. Pieragostino, Rigante poi d'appoggio sul passaggio di Pizarro che è ancora in possesso di palla. Il pallone di Pizarro largo per Remigio non è preciso, accelera il ritmo della situazione Città Sant'Angelo. C'è una trattenuta da parte di Polito che ha impedito a Rigante di agguantare il pallone, ancora fallo. Pizarro chiama a sé Martellini che va su e la mette nell'angolo, rete di Mauro Martellini, 10-9, con il cronometro che dice 24 minuti nel corso del primo tempo. E ora c'è una marcatura uomo quasi a tutto campo della Città Sant'Angelo sul Carpi. Carpi che è in inferiorità numerica. Castillo per Venturi. Polito. Venturi ancora. Le finte da parte di Castillo per Venturi di nuovo. Bosniak ora che viene seguito a tutto campo da Pizarro, il quale lo ferma in maniera fallosa. Si è alzato il braccio del passivo, il sottomano vincente di Bosniak, coniglio fuori dal cilindro. Questo gol di Tomislav Bosniak praticamente da fermo, con Mariotti che non ha visto partire il pallone, palla tra le gambe, rete dell'11-9. C'è anche una sostituzione tra i pali per il Città Sant'Angelo, entra il giovanissimo Andrea Colleluori, classe 2000. Intanto dall'altra parte è arrivato il gol di Nacho Pizarro, 11-10, quando mancano 5 minuti alla fine del primo tempo. Ultimi due avvenimenti degni di nota dunque, il cambio tra i pali per Città Sant'Angelo con l'ingresso del giovanissimo Andrea Colleluori, classe 2000, portiere della nazionale Under 17 che ha già fatto vedere ottime cose, e poi subito dopo sul ribaltamento il gol di Pizarro che tiene tutto aperto, 11-10, ma Polito è un'autentica spina nel fianco della difesa del Città Sant'Angelo, ha messo dentro lui il gol del 12-10, si è fatto trovare ancora una volta tutto solo Nicolas Polito, giocatore italo-argentino, militato anche nelle formazioni del Pressano e della Ancona, della Dorica. Sicuramente uno dei giocatori di maggiore esperienza nel nostro campionato, sta facendo alla grandissima la sua parte nonostante le condizioni fisiche che non lo vedevano al top alla vigilia di questa sfida. Ci atterra ancora
Francesco Rigante nel Città Sant'Angelo. Ingresso in campo per lo staff medico della Pallacastagna e Rigante ancora a terra. Fermo il gioco, siamo sul 12-10, inquadratura sempre per Francesco Rigante che viene assistito dopo il colpo subito nell'azione di poco fa, azione che ha portato al gol di Polito. Sembra accusare giramenti di testa Rigante, che non è riuscito a rialzarsi. Gioco sempre fermo. Si è rialzato ora Rigante, che però si accomoda direttamente in panchina. Sembra aver subito un colpo alla testa. Resta fuori quindi Francesco Rigante. Il risultato, come detto, di 12-10. A sostituire Rigante c'è Remigio in posizione di pivot nelle fila proprio del Città Sant'Angelo, che attacca. Pizarro, Martellini, Pieragostino, poi Martellini di nuovo. Prova ad accelerare Martellini, Pieragostino che va in uno contro uno, ha spazio Pieragostino e non sbaglia. Si è ritagliato bene lo spazio Pieragostino, sfruttando anche la buona azione d'attacco di Remigio, che lo ha aiutato nel creare lo spazio per quella conclusione. Una conclusione vincente, una conclusione che vale il 12-11. Attacco di Carpi, che è sempre in vantaggio. Venturi con un incrocio per Pizarro, poi Bosniak, ancora Venturi, Castillo, Giannetta per Beltrami, che viene braccato da Pizarro e Remigio. Fallo. Siamo quasi giunti al 27esimo minuto, segnalazione di passivo sull'attacco del Carpi, gol di Bosniak che la mette nell'angolo dove Colleluori non riesce ad arrivare. Sempre più due Carpi, 13-11. Facchini, Pizarro, Pieragostino, Martellini, poi le finte di Pieragostino che prova ad andare dentro, il palleggio da parte di Ignacio Pizarro, le sue finte, Pizarro, ancora Pieragostino, fa fatica il Città Sant'Angelo a trovare lo spazio, il cambio di ritmo per Presutti che però non ha spazio per la conclusione. Ancora una irregolarità nella difesa di Carpi, 9 metri. Martellini per Pizarro che va su e c'è Iurina che a mezza altezza riesce a neutralizzare. Si è arrabbiato col suo muro Iurina, che ha fatto però il suo dovere fino in fondo. Invariato il punteggio, avanti c'è sempre il Carpi, 13-11 più 2 quando mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Castillo che va in elevazione, lascia a Venturi il tiro di Venturi, è finito alto sopra la traversa. Seconda fase del Città Sant'Angelo, Pieragostino va in palleggio, va a far tutto da solo Pieragostino e poi delizioso questo gol di Roberto Pieragostino. Palla appoggiata morbida sopra la testa di Iurina. 13-12 il punteggio, un minuto e mezzo all'intervallo. Città Sant'Angelo con questa azione cost to cost di Pieragostino tiene la partita ancora sul filo della totale incertezza. Lo ricordiamo, Città Sant'Angelo deve vincere se vuole mettere in cassaforte
la qualificazione alla pole d'ammissione ai playoff. In caso di sconfitta servirebbe una concomitante sconfitta del Romagna, perché a parità di punti in classifica il Città Sant'Angelo ha dalla sua il vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti proprio con il Romagna. C'è la time out chiamato da Ilic con il cronometro che dice 29-04. Time out chiamato dal tecnico croato della Carpi, Sasha Ilic. Carpi che, come dicevamo in apertura di telecronaca, arriva a questa partita con la certezza nelle mani di aver ottenuto l'accesso alle semifinali scudetto e ai quarti di finale della Coppa Italia. Un Carpi che nella pool playoff fino ad ora ha vinto 4 delle 5 gare disputate. Un bottino questo che va a fare il paio poi con le 14 vittorie della regular season. 14 vittorie nei tempi regolamentari, alle quali si aggiunge una vittoria ai tiri dai 7 metri per un totale di 15 vittorie su 16, una sola sconfitta in casa all'esordio in campionato per mano proprio del Città Sant'Angelo. Squadre che hanno ripreso ora posto sul 40-20 del Palacastagna. Attacco di Carpi, il tiro di Bosniak che è finito al lato. L'ultimo tocco però, secondo gli arbitri, del muro della Città Sant'Angelo. E allora ancora palla in mano al Carpi. Ha rimesso il gioco pulito Beltrami, pescato e poi Colleluori. Gran parata da parte di Colleluori. E ci sono due minuti per Beltrami. Reo di non aver lasciato il pallone immediatamente dopo aver commesso l'invasione. Si è accartocciato sul pallone Beltrami, portando a una perdita di tempo che ha danneggiato il Città Sant'Angelo secondo gli arbitri. Due minuti, superiorità numerica per il Città Sant'Angelo che manovra per questo presumibilmente ultimo attacco del primo tempo. Pieragostino, 8 secondi alla fine. Pieragostino però regala palla a Castiglio. Va Castiglio che fa tutto da solo e la mette dentro. Rete del 14-12, finisce così il primo tempo. Palla persa da Pieragostino, Castiglio non ha sbagliato, contropiede e gol del Carpi che va nell'intervallo con il più 2 nelle proprie mani. 14-12 dalla Palacastagna per il primo tempo è tutto. Vi aspettiamo tra poco per i secondi 30 minuti di questa gara valida per l'ultima giornata nella pool playoff tra Farma Più Sport Città Sant'Angelo e Terraquilla Carpi. A tra poco.
tutto pronto per riprendere a giocare qui alla Palacastagna di Città Sant'Angelo, sesta e ultima giornata nella pool playoff della Serie A maschile. Il match di oggi è valido per il calendario del girone B, è un match di fondamentale importanza perché il Città Sant'Angelo va a caccia della matematica certezza del secondo posto e dunque della qualificazione alla pool d'ammissione playoff, scudetto alla finestra. Come detto in apertura di telecronaca, c'è il Romagna che in caso di sconfitta degli angolani oggi e di concomitante vittoria contro il Bologna potrebbe piazzare il sorpasso e andarsi a prendere proprio l'ambita qualificazione alla pool d'ammissione. Dall'altra parte c'è il Carpi che invece è già sicura della qualificazione sia alle semifinali scudetto come prima della classe, sia ai quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia, che vi ricordo in programma il fine settimana prossimo dal 21 al 23 aprile a Fondi. Un programma ricchissimo quello della Final Eight di Coppa Italia, con i quarti di finale il 21 aprile, Bolzano Albatro alle 14, Fasano Romagna alle 16, Conversano Pressano alle 18 e alle 20 c'è Carpi Fondi, con le gare tutte in diretta su Palamano TV. Idem per le semifinali, con le semifinali appunto delle 18 e delle 20 di sabato 22 aprile in diretta sempre su Palamano TV. Il pezzo forte il 23 aprile, domenica prossima, ore 20:45, diretta su Sport Italia, canale 60 del digitale terrestre, canale 225 del Buche Sky, diretta televisiva per la finale che assegnerà la Coppa Italia maschile. Il gioco intanto è ripreso qui alla Palacastagna, il Città Sant'Angelo ha segnato la rete del 14-13 e ora va a pareggiare con Mauro Martellini. Parità 14-14. Rete da parte di Martellini con il Città Sant'Angelo che ora va a marcare a uomo i giocatori della Carpi a tutto campo. Se n'è andato il primo minuto di gioco. Uno contro uno da parte di Giannetta che ha subito fallo. La finta e la gol da parte di Bosniak. Molto bravo Bosniak, che è salito in cattedra nella seconda metà del primo tempo. Pieragostino. Palla per Martellini. Che passaggio ha fatto Martellini per Rigante. Rete di Francesco Rigante, ma chapeau per questo passaggio di Mauro Martellini, un'invenzione del terzino angolano che ha pescato Rigante. Pari, ancora pari, 15-15 al 32esimo. Beltrami, possesso Carpi, Bosniak, largo per Pivetta. Poi Giannetta che viene invitato al tiro sul primo palo, non è attento Mariotti che si lascia beffare e siamo sul punteggio di 16-15. Ribaltamento, Martellini, ancora lui, è un avvio di secondo tempo magistrale quello di Mauro Martellini. Due reti fino ad ora messe a segno nei secondi 30 minuti, è un passaggio da Cineteca per il pivot Francesco Rigante. C'è Martellini che sta trascinando il Città Sant'Angelo, 16-16 il punteggio. Attacco di Carpi che però continua a fare la partita, ha condotto per tutto il primo tempo la capolista del girone B che non ha nessuna intenzione di rallentare il passo. Errore ora di passaggio da parte di Bosniak, che può accelerare il Città Sant'Angelo con Pieragostino che ha una voragine avanti a sé, fa tutto da solo Pieragostino. Iurina, la parata di Jan Iurina. Risultato che non cambia, stiamo vedendo azioni molto spettacolari. In ultimo questo intervento dall'estremo difensore della terra qui da Carpi, Jan Iurina. Beltrami per Venturi. Le finte, poi la palla per Bosniak, Giannetta,
e c'è un fallo ai danni di Malagola con il numero 2, uno dei neo entrati nel Carpi che viene impiegato come doppio pivot. Venturi, vediamo se ha spazio per il tiro. Frana a terra Venturi, atterrato da Florindi. 34esimo minuto, braccio alzato da parte del direttore di gara, passivo per il Carpi, il tiro e la rete del solito Bosniak. E sono questi i giocatori in grado di fare la differenza. Tomislav Bosniak sta tirando via le castagne dal fuoco al Carpi, lo ha fatto già in più di qualche frangente. E lo ha fatto anche stavolta per il nuovo vantaggio Carpi, 17-16. La rete, come detto, l'ha segnata Bosniak. Attenzione, il tentativo di volante da parte di Pizarro, l'ultimo tocco della difesa del Carpi. E allora possesso ancora nelle mani dei padroni di casa, Pieragostino. Pizarro, la finta di sottomano di Pizarro, ben arginato fino ad ora Pizarro dalla difesa del Carpi. C'è un due minuti per Beltrami per irregolarità ai danni di Francesco Rigante, della pivot della Città Sant'Angelo. Superiorità numerica per la compagine di casa. Martellini, lo scarico per Rigante che però non ha spazio come pivot, bisogna ripartire. Poi Facchini che ha spazio per la conclusione, rete deliziosa di Alessandro Facchini, pallonetto. Due reti, tutte e due con questa modalità da parte di Alessandro Facchini in questa partita. Marcatura uomo a tutto campo del Città Sant'Angelo, è un rito che si ripete ogni qualvolta il Carpi si ritrova in inferiorità numerica, quella della marcatura uomo a tutto campo. Anticipo di Florindi che ha recuperato il pallone, la palla che però resta lì vagante, è il possesso della Città Sant'Angelo, perché Facchini era stato l'ultimo ad appropriarsene prima di subire fallo. Pizarro è fortunato, palla per Rigante, rete di Francesco Rigante. Fortunata la formazione del Città Sant'Angelo in questa occasione, con il pallone che era prima scivolato via dalle mani di Pizarro, poi stessa sorte quando il possesso era di Bosniak e poi Pizarro ha liberato Rigante, il quale non ha sbagliato. Ribaltamento Venturi, è il gol di Giulio Venturi sulla marcatura uomo. Stavolta si sono lasciati sfuggire Venturi i giocatori del Carpi. 18-18, ancora parità. Facchini, un tiro difficile e invasione di Alessandro Facchini, ravvisata dai direttori di gara, cambio di possesso. Invasione fischiata ai danni di Alessandro Facchini. Palla in mano al Carpi che attacca in velocità con Pivetta che va su e colpisce di fatto Mariotti, contropiede dall'altra parte Pizarro, il pallone che gli scivola via dalle mani, non ha subito fallo Pizarro. Ancora cambio di possesso, fase concitata della partita con le squadre che accelerano da una parte e dall'altra. Ci pensa Polito a riportare un po' di calma e a rimettere ordine nell'azione del Carpi. Giannetta, pallone proprio per Giannetta che va su, prova a liberare Polito, c'è fallo. Braccio alzato, passivo su questo attacco di Carpi. Venturi, finito a terra il mancino, classe 89, origini bolognesi per lui, lunga militanza anche con la maglia del Cassano Magnago. Il tiro di Bosniak da fermo, mamma mia che gol di Bosniak, un tiro difficilissimo, ha tirato senza rincorsa, senza elevazione, praticamente da fermo, solo polso in questo gol di Bosniak. Un cecchino, ha messo il pallone nell'angolo, immobile Mariotti che viene di nuovo sostituito con Colleluori. E Carpi è in vantaggio, 19-18. Pieragostino che viene trattenuto da Polito, il quale lo ha perso di vista, se l'è lasciato sfuggire. Due minuti per Nicola Spolito, nettamente in ritardo in questa chiusura su Roberto Pieragostino. Superiorità numerica per il Città Sant'Angelo.
Pizarro per Rigante, Pieragostino. Le finte di Pizarro che va dentro, guarda il pivot ma non c'è spazio, poi Presutti a lui in modo per andare a concludere e mettere dentro la palla della 19-19. Timbra il cartellino anche Claudio Presutti e palla persa dal Carpi sulla marcatura uomo. Pizarro per l'attacco della Città Sant'Angelo, chiama la calma Martellini però. Va dentro Pieragostino, sfondamento, cambio di possesso. Contropiede con Pivetta che blocca il pallone e appoggia sopra la testa di Colleluori, pallonetto. Soluzione deliziosa quella scelta da Riccardo Pivetta. Time out chiamato da coach Nicola D'Arcangelo sulla panchina della Città Sant'Angelo sul punteggio di 20-19 in favore della Terra Aquila Carpi qui alla Pala Castagna. Vi riepilogo il quadro della pool playoff del girone B con la Terra Aquila Carpi a 21 punti è già qualificata prima di questa partita alle semifinali scudetto. Poi ci sono Città Sant'Angelo e Romagna appaiate a 12 punti e oggi impegnate il Città Sant'Angelo qui oggi, qui stasera contro il Carpi e il Romagna in casa del Bologna. Il Città Sant'Angelo è avanti seppur a pari punti in virtù della migliore differenza reti negli scontri diretti con il Romagna, ma ha chiaramente bisogno di vincere perché in caso di concomitante vittoria del Romagna a parità di punti sarebbero proprio gli abruzzesi a passare, mentre ogni passo falso darebbe ai romagnoli che giocano alle 19.30 e quindi con la consapevolezza del risultato della Palacastagna di stasera giocano appunto per la possibilità di un eventuale sorpasso. È ripreso il gioco, Pizarro. Martellini, le sue finte, va in palleggio, poi Pieragostino. Anche lui in palleggio, lo scarico per Facchini che deve tornare sui suoi passi perché non ci sono pertugi per infilarsi e andare a concludere. Pieragostino di nuovo, uno contro uno, palla persa da Pieragostino che non si intende con Martellini. E attacco Carpi al piccolo trotto gli emiliani con Bosniak che dialoga con Jurina, sempre marcatura uomo a tutto campo. Bosniak prova a liberarsi dalla marcatura, pallone di ritorno da parte di Pivetta per Bosniak che si prende un tiro difficile ben controllato da Colleluori. Il Città Sant'Angelo può accelerare, cambio attacco difesa, esce Florindi, rientra Pieragostino, va su Presutti e Jurina che gli chiude la porta in faccia. C'è un fallo su Rigante, 9 metri. Pieragostino, Pizarro va in uno contro uno e c'è un fallo giudicato particolarmente violento di Pivetta su Pizarro. Pizarro che ha rubato il tempo a Pivetta, uscita difensiva del giocatore di Carpi che è andato in maniera fortunosa ma comunque fallosa dritto sul volto di Pizarro. Sanzione e superiorità numerica di nuovo per il Città Sant'Angelo. È entrato Marcello Gabriele in posizione di centrale che ha sostituito Pieragostino nella finale dei padroni di casa che attaccano. Pizarro va su, chiama in causa Martellini che va a segnare, si infila molto bene tra primo e secondo difensore, 20-20, ancora parità, 41 minuti. Marcatura uomo che però non produce effetti e produce anzi questo gol davvero bello di Giannetta che però si prende i fischi dal pubblico di casa. Facchini, Martellini, Città Sant'Angelo sotto di una rete. Ci prova Pizarro, fallo. Si è ripreso da un 9 metri. Facchini, Martellini,
Pizarro per Rigante che sulla linea dei 6 metri non sbaglia. Boato del pubblico angolano per il 21-21 di Francesco Rigante. Ora Giannetta che fa tutto da solo in palleggio, poi fallo su Polito. In tutta calma Polito. Ancora fallo e c'è una sanzione. 2 minuti per Marcello Gabriele, che si accomoda in panchina. Sanzione dunque ai danni della Città Sant'Angelo, che ora è in inferiorità numerica. Uomo in più per il Carpi, che fa girare palla con Bosniak. Palla per Polito e la rete da parte di Nicolas Polito. Ancora lui che sale in cattedra in questa partita della Carpi. E poi l'errore con Pivetta, che direttamente dai 12-13 metri ruba palla, va in elevazione e la mette dentro. Aveva finito i passi, non aveva più chance Pivetta, che dopo aver rubato palla è stato costretto ad andare in elevazione da lontanissimo. È riuscito comunque a metterla nell'angolo. 23-21, break di 2-0 del Carpi. Menna, uno dei nuovi entrati nella Città Sant'Angelo. Palla persa da Rigante, ma c'è un fallo proprio ai suoi danni. Pizarro, sotto mano di Pizarro, palla che finisce al lato. Errore di Ignacio Pizarro. Non cambia il risultato, 23 per chi attacca, 21 per chi difende. Bosniak per Giannetta, che è tutto solo, va su Giannetta e sarà tiro dai 7 metri per un fallo di Sebastiano Menna, che ha difeso con il corpo completamente dentro l'area nel tentativo di andare a chiudere. Bosniak contro Colleluori, il tiro e la parata da parte di Andrea Colleluori. Grandissima reattività di Colleluori, sentiremo parlare di questo ragazzo. Tiro di Menna dall'altra parte e c'è il collega di reparto Jan Jurina, che riesce comunque a neutralizzare la conclusione. Poi c'è un'invasione da parte di Pivetta, secondo gli arbitri, nel tentativo di recuperare il pallone. Ancora palla a Città Sant'Angelo, allora Martellini. Pallone per Gabriele, incrocio con Pizarro, l'uno contro uno di Pizarro, il palo e poi palla che finisce su Jurina, il quale è riuscito in qualche modo ad evitare che la sfera scivolasse in rete. Sfortunato in questo frangente Città Sant'Angelo, il risultato dà ancora ragione al Carpi quando stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora di partita. Bosniak, Beltrami, giro di palla, Venturi gioca d'appoggio Polito, che poi invita Bosniak che la mette nel 7. E siamo sul 24-21, il nuovo massimo vantaggio del Carpi. È partita che si mette in salita adesso per il Città Sant'Angelo. Pizarro, Martellini, Gabriele, Menna, serie di incroci per Rigante, che viene trattenuto da Giannetta, fallo. In palleggio Pizarro per Rigante, ancora fallo. Pizarro, la finta di incrocio e poi palla persa. Passaggio non preciso all'indirizzo di Facchini. Nuovo pallone riconquistato dalla terra qui da Carpi, che ora ha nelle mani il possesso della possibile più 4.
Pivetta, ha perso palla il Carpi stavolta, è rientrato Iurina, stava giocando con il settimo uomo di movimento il Carpi. Gabriele prova a far tutto da solo, fallo. È uscito Rigante, è entrato Remigio, nuovamente in posizione di pivot. Martellini. Facchini. Prova ad andare dentro Martellini. E c'è il fallo di Polito. Anzi, il 2 minuti è per Malagola, che è intervenuto in ritardo ad aiutare Polito e ha commesso questo fallo che ha portato a un tiro dai 7 metri e alla sospensione temporanea per il numero 2 del Carpi, Malagola. Il tiro di Pizarro, Iurina tocca, ma il pallone finisce comunque in porta. 24 Carpi, 22 Città Sant'Angelo, marcatura uomo a tutto campo della Città Sant'Angelo. Giannetta che subisce fallo. Direttore di gara che invitano a rispettare la distanza, si riparte. Bosniak per Venturi, Pivetta, ancora Bosniak. C'è il taglio dentro l'area però con invasione di Polito. Pallone recuperato dalla Città Sant'Angelo, Menna. Pizarro, è un attacco importante questo. Nell'economia della gara mancano 12 minuti alla fine. Menna che viene invitato al tiro e la parata di Iurina sulla conclusione di Sebastiano Menna. Attacco Carpi che manovra però lontano dalla porta, difesa da Colleluori. C'è un 2 minuti per Pizarro, 2 minuti per Pizarro per scorrettezze nella marcatura uomo su Bosniak. 2 minuti per Ignacio Pizarro, superiorità numerica per Carpi. Gioco fermo intanto perché dove è caduto Pivetta è necessario asciugare. Bosniak, pallone per Giannetta dopo una serie di rimpalli, va Giannetta che la rimette sulla linea dei 6 metri dove c'è solo Remigio. Ribaltamento del Città Sant'Angelo, va a Pressutti che fa tutto da solo e realizza rete di Claudio Pressutti per il 24-23. Città Sant'Angelo si mantiene in vita e ossigeno questo gol da parte di Claudio Pressutti. Possesso al Carpi che attacca con 7 uomini di movimento, Iurina in panchina. Ha recuperato palla però Gabriele, la porta è vuota. Non se ne è accorto Gabriele, che non ha approfittato di una chance nitida. Attacco sulla difesa schierata di Carpi per il Città Sant'Angelo adesso. Martellini. Pressutti. Con l'uomo in meno Città Sant'Angelo. Va dentro Gabriele, fallo e tiro dai 7 metri. E Gabriele è andato a riprendersi l'occasione che aveva mancato qualche secondo fa quando aveva recuperato lui palla, ma non si era accorto che la porta era sguarnita e aveva rallentato l'azione. Adesso ha subito lui il fallo che porta questo tiro dai 7 metri di cui si incarica della battuta Martellini, che non sbaglia. 24-24, a 10 minuti dalla fine, qualcosa in meno. Time out chiamato da Saša Ilić.
su questo mini break della Città Sant'Angelo. 24-24, è particolarmente agitato in panchina Ilic, che ha avuto più di qualcosa da dire a Bosniak, che è il suo giocatore più rappresentativo. Bosniak che, come dicevamo in corso di telecronaca nel primo tempo, è il miglior marcatore della Serie A maschile, arrivava a questa sfida con 186 reti all'attivo. 10 minuti alla fine della partita, 24-24 il punteggio, e parità quindi tra queste due squadre in questa gara valida per la sesta e ultima giornata della pool playoff. Si riprende a giocare. Bosniak, palla larga per Pivetta, si alza anche il volume del pubblico del Palacastagna. Il tiro di Giannetta, invasione, annullata la rete di Angelo Giannetta. Attacco Città Sant'Angelo. Pizarro, Pieragostino, Facchini. Va Pizarro che viene trattenuto da Venturi. Fallo e 9 metri. Ha invertito i terzini ora il tecnico del Città Sant'Angelo, Nicola D'Arcangelo, con Pieragostino passato in posizione di terzino sinistro. Pizarro è il centrale, proveranno ad attaccare con una maggiore velocità sul lato dove a difendere c'è Angelo Giannetta, i giocatori del Città Sant'Angelo. Ecco Pieragostino che va ad attaccare su Venturi, poi Polito si conferma baluardo difensivo del Carpi, va a chiudere lui su Gabriele. Pizarro gioca ad appoggio Rigante che lascia ancora Gabriele. Va Gabriele, traversa la ribattuta, però finisce nelle mani di Pieragostino che può attaccare con calma. Va in uno contro uno Pieragostino che ha spazio, prova ad andare dentro. Passi sotto contatto, c'è fallo. Pizarro, la finta di Pizarro che stavolta va dentro. E c'è un 2 minuti. 2 minuti per Beltrami che è alla terza sospensione temporanea, squalifica, cartellino rosso per Beltrami, che è costretto dunque ad accomodarsi in tribuna e a lasciare il campo. Cartellino rosso per Beltrami, il pivot della terra Aquila Carpi e capitano della formazione emiliana. Carpi con l'uomo in meno e senza Marco Beltrami fino alla fine della partita. Pieragostino va in palleggio lui, poi prova ad infilarsi, ha subito fallo. Siamo al 52esimo minuto, ancora parità 24-24. Pizarro, Pieragostino, palla per Rigante, dialogano i due, poi Pieragostino va dentro nello spazio, nell'angolo, rete della Città Sant'Angelo che si riporta in vantaggio. Più uno quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine della partita. Marcatura uomo sulla situazione di superiorità numerica. Provano a recuperare il pallone i giocatori abruzzesi. Fallo di Pieragostino su Venturi. Fermo il gioco, sempre marcatura uomo. Bosniak, il tiro di Bosniak e la rete della centrale croato che la mette nell'angolo e batte Colleluori. Sostituzione, esce di nuovo Colleluori, entra Andrea Mariotti.
Pieragostino. Palla per Gabriele, poi Pizarro. Le finte da parte di Pieragostino che va in penetrazione, l'ha messa all'incrocio dei pali, ma c'è fallo. Tiro dai 7 metri, annullata questa rete di Roberto Pieragostino, ma Città Sant'Angelo ha comunque l'opportunità di riportarsi avanti con Ignacio Pizarro. Pallone che però scotta, quello nelle mani di Pizarro. Il tiro è apparato Iurina, l'intervento di Jan Iurina che si conferma uno dei punti di forza dell'Atene Aquila Carpi, stagione stratosferica fino ad ora per l'estremo difensore Jan Iurina. Il tiro di Pivetta e c'è la rete del Carpi, gol da parte di Riccardo Pivetta. Break di 2-0 del Carpi, prova Pizarro dall'altra parte, c'è fallo e spende anche il suo secondo time out a disposizione in questa frazione di gioco. Nicola D'Arcangelo che chiama a sé la sua squadra per organizzare queste ultime battute di gioco. Meno uno, punteggio che dice 26-25, inquadratura per la Farma più Sport Città Sant'Angelo per il time out dei padroni di casa. 26-25 dicevamo in favore del Carpi, con il cronometro che dice 54 minuti giocati. Si sta per riprendere a giocare con Carpi in vantaggio di un gol, 26-25. Si riprende a giocare Pieragostino, Pizarro, Martellini. L'uno contro uno di Martellini che si gira su se stesso, lo tiene però in qualche modo Malagola. Pizarro, Pieragostino, ancora Pizarro, palla per Rigante che prova a girarsi, non ci riesce, fallo ai 9 metri. Pieragostino, si infila lui tra primo e secondo difensore, fallo di nuovo, 9 metri ancora. Martellini per Pizarro che va dritto in mezzo a due difensori, fallo e tiro dai 7 metri. Ha cambiato passo Ignacio Pizarro, che ha preso in controtempo la difesa della Carpi. È arrivata in ritardo la chiusura proprio nel mezzo della difesa emiliana. Ha segnato Ignacio Pizarro, ha segnato dunque questo tiro dai 7 metri con lo stesso Pizarro che si incarica della battuta. La finta è sopra la testa di Iurina, rete di Pizarro che stavolta non ha sbagliato. 26-26 al 55esimo, 55 e mezzo, pari, ancora pari. Pieragostino ruba palla, attenzione Pieragostino, il contropiede contro Iurina, Pieragostino, rete! E la Città Sant'Angelo si riporta in vantaggio, rete da parte di Roberto Pieragostino, 27-26. E ora è incessante il boato del pubblico della Città Sant'Angelo, del pubblico di casa, rischia di perdere palla il Carpi. L'anticipo da parte di Pizarro che subisce fallo, palla che però arriva comunque a destinazione, può ripartire il Città Sant'Angelo che ha evitato che il Carpi potesse andare alla conclusione, lo ha fatto recuperando un pallone a questo punto di fondamentale importanza. Siamo al 56esimo, 56-25 sul cronometro della partita, 27-26 in favore della squadra di casa. Fallo su Martellini che finisce a terra, 9 metri. Pieragostino,
Pizarro, di nuovo Pieragostino, incrocio con Martellini. Pizarro, Martellini che ha spazio per la conclusione, ha perso l'attimo per andare a tirare. Martellini avrebbe potuto liberare la conclusione forse una frazione di secondo prima, comunque 9 metri. Pizarro, Pieragostino ancora, il tiro di Pieragostino blocca due mani Iurina, opportunità sprecata dalla Città Sant'Angelo con Iurina che è rimasto vigile fino all'ultimo. Dall'altra parte c'è un fallo su Venturi e la Carpi può attaccare, ha in mano la palla del possibile pareggio, la terra qui la Carpi. Polito, l'1-2, il gol di Polito, ma che scambio con Bosniak in un fazzoletto di campo. Passaggio da Polito a Bosniak e poi pallone di ritorno in mezzo a una selva di mani della Città Sant'Angelo. È arrivato il gol della nuova parità, 27-27. Due minuti alla fine. Fallo ai danni di Martellini, irregolarità della difesa carpigiana, 9 metri. Pizarro, palla per Rigante, Martellini, Pieragostino, si prende lui il tiro, fallo sull'abbraccio di Pieragostino. Un minuto e mezzo da giocare. Pieragostino, la finta su Gianetta, lo lascia sul posto, un gol meraviglioso di Roberto Pieragostino, gol splendido, 28-27, e palla in mano al Carpi, poco più di un minuto da giocare, seguiamo questo attacco del Carpi di fondamentale importanza. Polito prova ad andare dentro, fallo che però non viene ravvisato dagli arbitri, ha rubato palla a Pieragostino, se ne va in contropiede, Pieragostino, rete di Roberto Pieragostino, 29-27, a 45 secondi dalla fine della partita, il Città Sant'Angelo ha cambiato passo, ha preso in mano la partita, lo ha fatto nel segno totale di Roberto Pieragostino che ha preso per mano la squadra, ha messo dentro lui gli ultimi due gol, quelli che con ogni probabilità consegnano il secondo posto matematico al Città Sant'Angelo. E ora il gioco è fermo. Il gioco è fermo con il pallone che viene chiamato dai direttori di gara. C'è stato però un time out chiamato da Sasha Ilic, time out e quindi gioco fermo. Con il cronometro che dice 59-36. Con Pieragostino che ha prima lasciato sul posto Giannetta con una finta splendida e ha messo dentro e poi ha recuperato il pallone che lo ha portato a segnare in contropiede la rete della più 2, 29-27. Si riprenderà con 9 metri a beneficio della Terraquilla Carpi. Due reti dividono le due squadre, vediamo se Carpi ha la forza di mettere dentro nel giro di una manciata di secondi e tenere aperta la gara. Bosniak, arriva il tiro di Bosniak, rete di Tomislav, Bosniak nell'angolo, ha segnato Bosniak. Va Pieragostino in palleggio, Pieragostino va dentro lui, in rete di Roberto Pieragostino che la chiude, eloquente il suo gesto, eloquente il gesto di Pieragostino
che dichiara lui chiusa la partita. Più 2 e ora è davvero finita. Vince il Città Sant'Angelo 30-28 contro la Terraquilla Carpi. Città Sant'Angelo al secondo posto. Città Sant'Angelo che si qualifica alla pool d'ammissione ai playoff scudetto e affronterà Pressano e Conversano sul neutro di Chieti dal 28 al 30 aprile prossimo per un posto in semifinale scudetto. Città Sant'Angelo batte Carpi 30-28, la capolista cade alla Palacastagna di Città Sant'Angelo, dove i padroni di casa fanno festa perché si qualificano alla pool d'ammissione ai playoff. Lo fanno con una finale di partita stratosferico nel segno di Roberto Pieragostino. 30-28 è tutto dalla Palacastagna di Città Sant'Angelo e questo è il finale. Città Sant'Angelo alla pool d'ammissione ai playoff con Conversano e Pressano. Il Carpi invece è già in semifinale assieme a Junior Fasano e al Bolzano. Appuntamento la settimana prossima qui su Pallamano TV da venerdì per il weekend lungo, quello della Final 8 di Coppa Italia, quarti di finale in diretta su Pallamano TV il venerdì prossimo 21 aprile, poi il 22 le due semifinali alle 18 e alle 20 e poi finale alle 20:45 di domenica 23 aprile in diretta su Sport Italia. Un grande grazie per averci seguito. Carpi battuto 30-28 dal Città Sant'Angelo, dalla Palacastagna è tutto, da Matteo Aldamonte grazie per essere stati con noi, per aver vissuto insieme le emozioni di questo sabato di pallamano. Buona Pasqua e come sempre buona pallamano a tutti, alla prossima!